questa squadra ha preso consapevolezza importante del proprio ruolo, insomma, e quindi ha recuperato svariati ragazzi che nell'arco di questo periodo sono stati assenti. Adesso noi nel nostro piccolo, chiaramente, però stiamo facendo qualcosa di importante. Comunque oggi a fine partita abbiamo visto tanta soddisfazione anche da parte del gruppo, insomma, per la prestazione, l'ha detto anche il mister, quindi penso che oggi siete contenti. Sì, in un campionato dove Siena chiaramente la sta facendo da padrona, è normale, tutti siamo lì a voler fargli lo sgambetto, e quindi i ragazzi oggi hanno dimostrato di essere in pista, di essere pronti per il nostro campionato, che sarà, speriamo, dei playoff, dove vogliamo essere protagonisti, e quindi c'è sempre soddisfazione quando poi si fa un risultato così importante, condito solo dalla buona prestazione dei ragazzi, direi. Che magari anche in ottica playoff può essere utile, perché comunque se lo Scandicci è quello che si è visto oggi, anche playoff può fare la voce d'osso. Sì, lo Scandicci è una squadra che, insomma, pensa un po', quattro partite fa avevamo Castiglionese, Valentino Mazzola e Foiano con Siena per quarta partita, dopo il pareggio con Rufina l'abbiamo un po' risucchiati, e invece in queste quattro partite abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio con Siena, quindi i ragazzi hanno preso consapevolezza e tutto questo chiaramente fa ben sperare per il futuro. Lo stadio è un problema, ne parlavamo, insomma, anche con i dirigenti bianconeri, è un problema annoso per entrambe, insomma, la società dove le proprietà vorrebbero far bene, vorrebbero investire, vorrebbero creare un percorso, e per noi vuol dire 16 anni di Serie D passati. Fino all'anno scorso non abbiamo fatto ripescaggio per mancanza di impianto. E Siena, che sto parlando a fare, Siena è una storia che è scritta su tutti gli annuari, quindi è chiaro ed è normale, noi mi sento di parlare anche per il Siena, siamo veramente veramente molto ma molto contrariati dalle decisioni delle nostre amministrazioni. Con Magrini, quello sì, ho fatto complimenti per l'adattabilità che hanno avuto i ragazzi. Non è scontato, non è semplice presentare degli organici di categoria superiore, però che si calino immediatamente nella categoria. Quindi direi tanti complimenti a questo Siena, che veramente si merita di vincere questo campionato.